L'acido ialuronico ed il suo utilizzo sui tendini. Ospite in studio il professor Italo Capparucci, medico ortopedico all'Università di Urbino. Benvenuti alla salute, gentili telespettatori e telespettatrici. Siamo nuovamente in compagnia dell'amico professor Italo Capparucci dell'Università di Urbino, che ci è venuto a trovare nuovamente per continuare un ragionamento sull'utilizzo dell'acido ialuronico. Benvenuto Italo, grazie per aver accettato Grazie a ancora una voi, volta il nostro invito. grazie a voi. Siamo qui appunto perché nella prima di questo ciclo di trasmissioni abbiamo imparato a conoscere, grazie a te, l'acido ialuronico, le varie differenze, i vari pesi molecolari, la viscoinduzione e la viscosupplementazione. Nella puntata successiva abbiamo visto con un video realizzato da te, le varie tecniche infiltrative, le principali, ginocchio, spalle e anca, ma abbiamo rapidamente visto scorrere anche le piccole articolazioni che tu fai nelle varie patologie artrosiche e deformanti. Oggi però con te vorrei affrontare un tema che per certi versi si può definire ancora sperimentale, in via di chiarimento, cioè molto spesso un soggetto fa dell'attività sportiva, va a correre, va in bicicletta, gioca a tennis, gioca a golf e anziché avere un vero e proprio insulto articolare, l'insulto interessa magari le inserzioni tendinee, quelle che tu ci dicevi, spesso vengono comunque punte nell'infiltrazione articolare, o addirittura un ventre muscolare che si strappa per una lesione di vario tipo. Ecco, io vorrei cominciare a conoscere con te, l'acido ialuronico, da impiegarsi nelle patologie tendinee. Io ringrazio come sempre per l'ospitalità squisita. Per quanto riguarda questo argomento, che è quello che ci sta molto a cuore come Dipartimento Biomolecolare di Ricerca dell'Università, bisogna dire che è considerato da molti, dopo che i giapponesi ci hanno messo mano per la prima volta qualche anno fa, perché è un argomento che riguarda la terapia vera sia come ricerca sia come pratica clinica da meno di 10 anni. Quindi parliamo di una realtà terapeutica molto molto recente Molto rispetto a quella recente. tradizionale delle articolazioni. Ma dunque l'osservazione nasce da una cosa abbastanza semplice, anche quella che hai detto tu, e cioè accidentale il fatto che magari il medico per cercare di compensare alcuni tipi di patologie articolari cercava con un acido ialuronico lineare di quelli basici, quindi sotto 1,2 milioni di kilodalton, di iniettare anche le zone di contorno articolari per dare un minimo di ristoro alla parte capsulo-legamentosa, ottenendo risultati che erano di pregio anche se empirici. Questo fatto qui è stato un dato di fatto clinico, ma assolutamente non rilevante ai fini dello studio scientifico. Invece è stato molto rilevante ai fini dello studio scientifico il fatto che si sapesse già da un pezzo che quando c'è un'articolazione rigida, cioè che ha perso una capacità di articolazione completa, come quelle che misuri tu con le tue metodiche, evidentemente la rigidità non viene solo da dentro l'articolazione, ma viene anche da fuori, e cioè tutto quello che è attrito cartilagineo impedisce un movimento, ma anche la fibrosi, la retrazione capsulare, legamentosa, quindi l'irrigidimento delle strutture che involgono e soprattutto stabilizzano come strutture capsulari legamentose l'articolazione, ha la sua enorme importanza sulla rigidità. Perciò, orientandosi verso una forma di ricerca che fosse di presa diretta sulla terapia, si è valutata l'ipotesi di cominciare a guardare quanto fosse rigida un'articolazione per motivi tendini e capsulari invece che solo per motivi cartilagini. Da lì il passo è stato breve nell'osservare, con una progressione scientifica che ha coinvolto anche noi, che l'acido ialuronico fisiologico viene prodotto dal tendine quando è malato. Una tendinite, un fatto infiammatorio, una tendinosi, un fatto degenerativo, o addirittura una prelesione, quindi una lesione parziale di un tendine, vedono il tendine che nell'arco di 15 o 20 giorni produce il suo acido ialuronico nel tentativo di autoripararsi. Questo acido ialuronico
cambia di peso molecolare quasi ogni giorno. Si va da frazioni iniziali, precocissime, bassissime, quindi della consistenza dell'acqua, 2000 kD, fino a 1 milione. A questo punto si è detto, facciamo un bioassemblato di almeno 5 frazioni differenti fra di loro, quindi dalla più leggera alla più pesante, tutto nell'ambito induttivo, quindi tutto sotto al famoso 1,2 milioni di kilodalton, che è quello che distingue l'acido ionico. Si è cercato di mimare un po' la natura. Esatto, siamo sulla scorta di quello che fa la natura, ci siamo infilati e abbiamo detto proviamo. Questa è una metodica che non ha niente a che vedere con la tutta la terapia di cui abbiamo parlato fino adesso, e cioè tutto quello che noi abbiamo chiamato biorivolumetria, perché qui non si parla di acido ialuronico cross-linkato, non ci sono leganti chimici. Questo è semplicemente un insieme nella stessa siringa di 5 acidi ialuronici di peso molecolare diverso, simili a quelli di attendine, completamente indipendenti fra di loro. Una domanda. Non ha qualcosa a che vedere con l'acido ialuronico nell'estetica questo? Assolutamente sì. Assolutamente sì. I principi sono simili? Sì, sono simili, anche perché c'è un fatto che l'estetica utilizza bioassemblati come questo, quindi non necessariamente grossi linkati, non necessariamente sostanze legate chimicamente, ma anche libere, come questo qua, e li utilizza su una tolleranza tissutale fatta di cute, sottocute, fascia e muscolo, dove in un centimetro e mezzo nel viso tu percorri tutta la lunghezza, che invece nelle nostre patologie è molto più profonda, quindi è molto più tollerante come spessore. Ci siamo ispirati a questo, ci sono dei prodotti che sono molto parallelabili da questo punto di vista qui. Si sono ottenuti sperimentalmente e adesso nella pratica clinica più allargata dei risultati di pregio per quanto riguarda sia la riparazione in senso stretto, sia soprattutto la rielasticizzazione, perché nel tendine non bisogna dimenticare che la capacità rielasticizzativa è strettamente connessa alla rivascolarizzazione. Se c'è una metodica capace di produrre nuovi vasellini circolatori, stai facendo rielasticizzazione. Che è un po' il principio della laser terapia ad alta densità, che è un rivascolarizzante del microcircolo e quindi rimuove i cataboliti dei traumi. Assolutamente. Prima di vedere, abbiamo già visto rapidamente scorrere con la regia le immagini di alcune tecniche che tu hai, ci proponi, che sono quelle corrette per l'infiltrazione dei tendini. Io volevo con te però parlare, a proposito di tendini e muscoli, di quelli che sono le principali alterazioni cellulari che tu vai a studiare, no? C'è una bella tabellina che ci hai portato, e di conseguenza quindi questi famosi 5 pesi molecolari che voi state studiando come Dipartimento Biomolecolare a Urbino. Esatto. Questa somministrazione di pesi molecolari differenziati fra di loro, ma sulla scorta di quello che si misura in un tendine malato che autoproduce un acido ialuronico nel tentativo riparativo, è quello che ha ispirato la concezione e la confezione di questo mezzo terapeutico, che, ripeto, non c'ha nulla a che vedere con la biorivolumetria, non c'ha nulla a che vedere con il cross-link fatto con varie sostanze. Questo è un assemblato completamente libero, quindi molto simile fisiologicamente a quello che fa il tendine da solo. Va da 2000 kD fino a 1 milione, quindi nelle quote piuttosto leggere dell'acido ialuronico, e produce di fatto una bioinduzione, cioè ha un effetto provocatorio, perché nelle tre fasi che noi conosciamo della lesione tenomuscolare riesce a modulare i fattori di crescita o i fattori di controllo in maniera tale di rendere il più omogeneo possibile questa cicatrizzazione. Quindi c'è una fase, leggevo, primaria, una fase secondaria. Una primaria tardiva, una secondaria tardiva, e con riconoscimento di varie sostanze che vengono trovate nel tessuto. Esatto, perché anche questo tipo di sperimentazione corrisponde da come parametri di riferimento una chimica precisa. Non è che si agisca come viene. Misurare le metalloproteasi tendinee, come misurare le metalloproteasi cartilaginee per quanto riguarda l'altra terapia fatta sulle articolazioni, misurare le interleuchine specifiche insieme alle interleuchine specifiche per i cartilagini significa avere un'idea precisa di quello che sta succedendo. Perché se io produco una cicatrizzazione anelastica, me ne accorgo dal fatto che le metalloproteasi tendinee
o le interleuchine e tendine non si muovono, rimangono patologiche come questo sono. Questo cambia molto anche cambia dal punto moltissimo. Di vista della cosiddetta riatletizzazione, della rielasticizzazione. Cioè, se tu non hai fatto questa modificazione, rischi che volendo forzare le tecniche di allungamento lo rompi poi quel tendine, sì. Pensando di aver fatto... Assolutamente, perché ripeto, quello che tu vedi con la risonanza magnetica, che è comunque un'immagine statica, quello che tu vedi con l'elastosonografia, che è un'immagine dinamica, diagnostica anche abbastanza operatore dipendente, quindi non per forza con una parametrazione del tutto affidabile. Vedi comunque un tessuto, ma la capacità elastica di quel tessuto non sei in grado di misurarla, né tantomeno se poter dire se quella cicatrice si muove insieme a tutto il resto. Certo. Le metalloproteasi che si abbassano, le interleuchine che scompaiono, stanno a significare che l'acido ialuronico ha avuto un effetto di ricostituzione fisiologica, quindi quel tendine assomiglia a un tendine sano. Esatto, anziché avere la classica cicatrice di tessuto connettivo anelastico, ecco. In tutta onestà va detto che la capacità riparativa nella giunzione muscolo-tendinea è di un tipo, quella nel corpo tendineo è di un altro e quella al passaggio fra tendine e osso, che sono le tre zone caratteristiche, sì, è piuttosto differente anche quella. Si ottengono ottimi risultati in tutte e tre, ma la tecnica, soprattutto la tempistica infiltrativa, cambia di molto. Perché se in una lesione di carattere muscolo-tendineo, quindi in zona di passaggio fra muscolo e tendine, sì, ce l'hai obiettivata con precisione, devi iniettare molto precocemente e anche molto frequentemente. Nelle nostre sperimentazioni non siamo mai andati oltre le tre somministrazioni. Ah, c'è uno standard, un protocollo standard. Ecco. Il bioassemblato ha il grosso vantaggio di essere una sostanza molto poco densa, quindi anche iniettata dal medico non esperto nelle vicinanze del tendine, c'è la capacità di perfondere, quindi di penetrare la guaina tendine e entrare dentro lo stesso. Noi consigliamo comunque, proprio perché le regioni sono diverse e quindi la diagnosi non è semplicissima anche dal punto di vista strumentale. Ecco, un'iniezione sul tendine, un'iniezione di questa natura qui a tempo zero, cioè appena fatta la diagnosi, poi dopo 15 e poi dopo 30 giorni. I risultati che abbiamo osservato sono a 90-120 giorni e sono molto suggestivi. Le teste metatarsali, infine. Queste sono le teste metatarsali trattate. Sì. Quelle ombre bianche che vedete in cima ai coni neri sono le zone, ecco, quella è la zona che è stata trattata e che è tornata omogenea, questo è il controllo. Sì. Mm. Ecco, anche qui tu ti avvali, oltre che dello studio delle metalloproteasi, di queste modificazioni, di queste sostanze infiammatorie che trovi, sempre una tecnica anche di visualizzazione ecografica. Assolutamente. No? Non tanto per il punto da iniettare, ma per il controllo della terapia. Assolutamente sì. Assolutamente, quello è molto importante. Quando tu parli di ricondizionamento tendineo, che cosa intendi? Ecco, ricondizionamento tendineo significa che noi, tramite questo assemblato, questa bioinduzione fatta a più frammenti di acido ialuronico libero, abbiamo potuto verificare che, somministrato con la regolarità che abbiamo detto prima, l'acido ialuronico è in grado di modulare l'azione dei fattori di controllo della cicatrizzazione e della rielasticizzazione, e cioè in altre parole di dare una cicatrice che sia la più fisiologica, la più biologica possibile, ma soprattutto la più omogenea possibile, come potete vedere anche da alcune immagini che vedremo. Ma questo è il gomito, il famoso gomito del tennista. Esatto, dolore tendineo fastidiosissimo, no? Extraarticolare, è una patologia dell'interfaccia fra il tendine degli epicondiloidei e il condilo omerale esterno dove si inserisce, che normalmente risente del bioassemblato anche per una somministrazione unica. Soprattutto è una delle patologie molto fastidiose, anche molto frequenti. Ah, anche il bicipite del tendine. Anche il tendine del bicipite, che è un'altra di quelle patologie molto frequenti. Bicipite brachiale, chiaramente. Bicipite brachiale, sì. Ha sempre il puntino rosso per far vedere. Diciamo che la iniezione tecnica dei tendini diventa più semplice per certi aspetti, perché l'ago è anche più piccolino. L'ago è molto più piccolino, sì. È meno traumatica e soprattutto molto spesso è molto orientativo
la condizione motorio adattiva alla condizione clinico-sintomatologica, perché il paziente ti orienta lui in un modo molto preciso sulla zona del dolore. Quindi il percorso del tendine, ecco, questa è l'iniezione Del tendine del fotografata in sovraspinato. ecografia diretta. Sì. Ecco. Questo invece è l'iniezione dei muscoli estrarotatori della spalla, ecco, l'ago entra Perpendicolare. perpendicolare, si usano aghi molto piccoli, 24-25 gocce, 2-3 cm di lunghezza, quindi aghi che non riescono a far danno neanche se uno vuole, perché E con non quale frequenza scendono. ripeti queste tre infiltrazioni? Perfetto. Una la più vicina possibile alla lesione, una dopo 15 giorni e una dopo 30. E i controlli ecografici vengono fatti con quale, a quale Allora, distanza? in queste tre occasioni sicuramente, poi vengono fatti a 60 e a 90 giorni. Ecco, però parlando di tendini e vorrei trascinarti a parlare di muscoli anche, che è un'altra frontiera che il vostro dipartimento biomolecolare sta studiando a livello sperimentale, però tuttavia, ecco, noi dobbiamo considerare anche, tu ci hai fornito delle immagini, i vasi, fasi infiammatorie, no, che si possono avere a seguito di una lesione muscolare, primo, secondo, Assolutamente terzo grado anche, quindi. sì. E quello corrisponde non tanto all'entità del trauma, perché ecco, forse quello che noi non abbiamo chiaro in certe condizioni è che la componente infiammatoria di una lesione di una struttura elastica, quindi muscolo, tendine o e se vogliamo anche legamento, non è strettamente connessa all'entità del danno, ma più che altro alla zona anatomica, perché più il muscolo è danneggiato in una zona centrale, cioè molto lontano dai tendini, Sì, il sia prossimale ventre che distale, muscolare, ventre diciamo, ecco. muscolare, la componente infiammatoria è preponderante e va assolutamente trattata perché può incidere molto sulla capacità di rielasticizzazione postuma. Tu hai messo qui queste immagini riferite alle varie fasi infiammatoria, rimodellativa, e vi dicendo. Ecco, parlando naturalmente anche di sostanze e la tenascina, e vi dicendo. Ecco, ma i controlli sull'efficacia, eventualmente anche su quello che una volta si chiamava lo strappo muscolare, o per meglio dire una distrazione di secondo grado, quella che normalmente un mesetto te lo porta via di pausa dall'attività. Ecco, la tua esperienza ci dice che grazie a questo tipo di intervento terapeutico non solo migliora la qualità della riparazione, no? Con quello che ci hai spiegato sulla qualità della elasticità tendinea, ma i tempi si accorciano? I tempi si accorciano O le molto, ricadute si ecco, diminuiscono? soprattutto c'è un effetto preventivo che è molto marcato nella nostra esperienza. L'ultimo lavoro che ha prodotto questo dipartimento, che è di prossimissima pubblicazione, in una rivista internazionale censita in un modo importante, dimostra proprio questo per quanto mi riguarda. E quello che ci ha ispirato in un modo preciso lo racconto perché è molto interessante dal punto di vista anche della pratica clinica di ogni giorno. Dunque, noi sappiamo che in Italia, che non è sicuramente una nazione enorme dimensionalmente, quindi figuriamoci in altre, circa 50.000 persone l'anno si rompono il legamento crociato anteriore. Ecco. E quindi è una bella cittadina, tutta quanta con il crociato rotto. Tutto quello che sappiamo fare noi ortopedici è prendere un tendine e metterlo dentro al ginocchio al posto di un legamento. Adesso noi sappiamo che tendini e legamenti sono abbastanza parenti biologicamente fra di loro, ma non propriamente sovrapponibili. Quando con varie tecniche tu fai questa cosa per restituire stabilità ad un ginocchio, di fatto compi una violenza biologica, cioè prendi una struttura che è stata concepita da madre natura per essere extraarticolare, e invece la scaraventi intraarticolare. Questo provoca inevitabilmente l'accensione reattiva di metalloproteasi, di interleuchine, di fosfatasi acide, cioè di sostanze che reagiscono e aggrediscono il trapiantato. Si chiama processo di ligamentizzazione, che è patologico. Molto spesso capita che rioperando quel paziente o anche semplicemente osservando la risonanza magnetica, tu trovi che il trapianto a distanza di 6 mesi, un anno, è diventato esilino, piuttosto sofferente, perché è stato di fatto digerito. Usare l'acido ialuronico in questi casi, numerosi, che abbiamo osservato a distanza di tempo,
ci ha permesso di verificare che, pur avendo trapiantato un tendine al posto di un legamento, quindi pur avendo chiesto un sacrificio enorme a questa struttura, si è mantenuta ed è stata protetta moltissimo. E nella tua esperienza, appunto, questo tipo di terapia si fa sul legamento crociato, dico, anche eventualmente prima dell'intervento? Assolutamente sì. Noi, sul neolegamento, voglio dire? Sul neolegamento assolutamente sì, anche perché l'acido ialuronico, con la sua capacità appunto sulla patologia tendinea che ha, risolve, se ben usato, anche una serie di altre patologie. Per esempio la snapping syndrome, no? Quella che noi chiamiamo, questa è un'immagine di un tendine a sinistra gonfio e infiammato che a destra dopo il trattamento a 60 giorni è praticamente guarito. La striatura grigia che voi vedete sulla destra, sull'immagine di destra, è quella della elastosonografia normale di un tendine elastico. Certo. Ed invece nella parte di sinistra, come vedete la foto, era completamente nero, quindi edematoso, sì, assolutamente anelastico, ad alto rischio di rottura in quelle condizioni peraltro. Questo, questo è a tempo zero, una lesione del tendine d'Achille. Si vede chiaramente in ecografia il pezzo rotto e l'interruzione della linea bianca di continuità, no? Una lesione, sì, di secondo grado. Trattata subito, a tempo zero, quindi il giorno della diagnosi, e poi trattata a distanza di 30 giorni, ecco. Questa è l'ecografia del 30° giorno. Cominciano già a allinearsi esatto, le fibre, già, ecco. C'è già un'omogeneità, il pezzo rotto si vede ancora, e poi alla fine, a 60 giorni, c'è quel vuoto che si riempirà nell'arco di un mese con gli ultimi controlli, ma con una omogeneità che si è ripristinata. Ma si può dire che in un caso come questo quindi si scongiura l'intervento chirurgico? Su una lesione di secondo grado, se ben trattata e tempestivamente trattata, è probabile. Nella tua esperienza, l'uso dell'acido ialuronico e di tecniche fisioterapiche, quanto si possono aiutare? Cioè, ha un razionale, TECAR, laser, onde d'urto e acido ialuronico? Assolutamente, perché soprattutto con lo studio della tiascina e dell'elastina si è visto che il tendine che si mobilizza si smemorizza, ha difficoltà a riprendere la capacità elastica proprio perché la sua biologia cambia. Quindi l'associazione con le tecniche riabilitative è fondamentale. L'associazione va fatta contemporaneamente, è meglio fare prima le tre infiltrazioni tendinee o muscolari e successivamente, o anche durante i trattamenti infiltrativi, a tuo giudizio, si può usare la fisioterapia? Nei nostri protocolli abbiamo verificato che in linea di massima il risultato migliore si ottiene se la fisioterapia è molto precoce, cioè se subentra fra la seconda e la terza iniezione, quindi fra il 15° e il 30° giorno del trattamento dal tempo zero. In altre parole, dopo 15 giorni che si è fatto male. Ecco, con te abbiamo cominciato ad approfondire un tema di grande importanza, che è l'acido ialuronico, no? Che è molto più conosciuto forse per l'impiego nella medicina estetica che nella medicina sportiva. Assolutamente sì. Ecco, però è vero anche che i campi di applicazione nell'ambito medico non estetico si stanno ampliando. Allora, nella tua esperienza, cosa ti aspetti in un prossimo futuro, sia da un punto di vista biochimico, cioè dobbiamo aspettarci altri tipi di acido ialuronico, si sta lavorando per produrre altri pesi molecolari, altre, oppure quello che abbiamo oggi deve solo essere ampliato nelle sue indicazioni? Ecco. Ma senti, io credo una cosa, dunque, che il futuro è nell'acido ialuronico cross-linkato, perché la possibilità di assemblare più acidi ialuronici con la possibilità di farli liberare in tempi diversi, usando dei leganti che siano meno rigidi, perché l'acido ialuronico è una struttura estremamente elastica, ma la capacità di legarla è ancora molto chimicamente limitata. Ah, ecco. Quello è il futuro. Quello è il futuro. Beh, allora, un futuro che dovremmo vedere assieme, perché io sicuramente non potrò non rinvitarti alle nostre trasmissioni. Io sono stato cortesissimo, perché sei venuto, lo diciamo chiaramente, da Urbino, non è proprio girato l'angolo, e di questi tempi è anche stato un impegno, perché non è semplice spostarsi di questi tempi di Covid.
Io voglio ringraziare il professor Italo Caparucci che è stato con noi per aiutarci a comprendere meglio che cos'è l'acido ialuronico, la ricerca sull'acido ialuronico, che cosa ci sta portando a conoscere, i vari campi di applicazione e anche la dimostrazione pratica di come si infiltra un'articolazione, si infiltra un tendine. Quindi direi campo molto interessante anche per i colleghi fisiatri, reumatologi, medici sportivi, no? Che volessero avvicinarsi a questa tecnica. Grazie ancora a voi gentili telespettatori e telespettatrici per aver seguito anche questa puntata di La Salute. Il nostro appuntamento è sempre il venerdì alle ore 20 su Rete 7 e a tutti quanti una buona serata.